Namaskar famiglie, namaskar bambini. Eccoci alla seconda lezione video nel nostro percorso di yoga per famiglie. Oggi aggiungeremo un pezzo in più alla nostra pratica. Riprenderemo il saluto, la piccola meditazione sul flusso del respiro, dopodiché faremo un po' di riscaldamento motorio, ovviamente molto semplice, e che i nostri bimbi piccoli possano fare simpaticamente insieme a noi. Quindi partiamo con la nostra pratica dall'asana, vi ricordo che asana significa posizione dell'amico del silenzio, le gambe incrociate con le ginocchia che toccano a terra, le spalle ben dritte, le mani in Anjali Mudra, il mudra della preghiera e della meditazione. Con un bel inspiro. Namaskar, Amen, Namaskar, Ate, ma che bello! Pratica a tutta la famiglia. Passiamo adesso alla nostra meditazione. Se vi ricordate bene, anche per la meditazione c'è una piccola canzoncina che ce la introduce. Siete pronti, bimbi? Siete pronti, mamma e papà? Bene. Adesso incrociamo le nostre gambine, le mani, intrecciamo gli occhietti, chiudiamo. E respiriamo qui. Il respiro è come un'onda bellissima che pervade tutto il nostro corpo. L'aria entra dal naso e delicatamente scende dalla bocca. Anche voi bambini, inspiriamo dal naso ed espiriamo dalla bocca. Inspiriamo dal naso ed espiriamo dalla bocca. Cerchiamo, mamme e bimbi, di percepire, di sentire i nostri respiri l'uno accanto all'altra. I nostri corpi si muovono come piccole onde del mare. Portiamo la nostra attenzione solo al flusso del nostro respiro. È l'unico rumore che dobbiamo percepire all'interno del nostro spazio. Ancora qualche respiro. Insieme. E delicatamente, lentamente, mamme, papà e piccoli, quando vi sentite pronti, riaprite gli occhi verso l'esterno. Bene, come vi ho detto, le nostre meditazioni sono molto brevi, focalizzate sul respiro. E non è assolutamente una cosa banale. Il respiro è un gesto che facciamo nel quotidiano senza neanche rendercene conto, però ha una grandissima importanza per il nostro organismo. Il respiro ci aiuta a ossigenare il cervello, a calmare la nostra energia, a concentrarci. Ora, andiamo avanti nella nostra pratica e passiamo agli esercizi di riscaldamento. Se eravate seduti su qualche cuscino, come vi avevo spiegato nei primi video per la meditazione, ora toglietelo. Il cuscino, la coperta, qualsiasi supporto.
supporto abbiate utilizzato, riconnettetevi sul tappetino, bene in terra. Ora faremo dei piccoli esercizi per riscaldare un po' le nostre spalle, la nostra schiena, il nostro corpo. Ovviamente io ve ne faccio vedere una piccola serie, ma di fantasia potete aggiungere tutti gli esercizi che volete e che possono divertire i vostri bambini. Sposto anche il mio bambino, il mio bambolotto, e partiamo da le manine a coppa sul tappetino. Le spalle non sono incassate, la mia testa non è tra le spalle, ma sono ben lontane dalle orecchie. Inspirando, porto su le braccia bimbi ed espirando le riporto giù. Provo a disegnare una sorta di sole nel mio bellissimo cielo. Inspiro, le mani salgono. Espiro, le mani scendono. Inspiro, le mani salgo e guardo i palmi delle mie mani. Espiro, le mani scendono. Inspiro, le mani salgono. Espiro, le mani scendono. Ancora una volta, inspiro, le mani salgono. Espiro, le mani scendono e rilascio. Da qui porto le mani sulle ginocchia e provo a disegnare con il mio busto, con il mio corpo, una sorta di onda del mare, ma senza sollevare gli ischi, senza sollevare il sederotto da terra. Rimango bene ancorata al tappetino. Inspirando, porto il mio corpo a ruotare in avanti. Espirando, curvo la schiena e ruoto indietro. Inspiro, scendo in avanti. Espiro, curvo la schiena e ruoto indietro. Inspiro, in avanti. Espiro, indietro. E stop. Cambio lato. Espirando, indietro. Inspirando da sinistra verso destra. Espiro, indietro. Inspirando da sinistra verso destra. Mamma, vi sentite? Mamma, vi sentite sciogliere un po' la schiena? Mi raccomando, movimenti lenti e belli ampi. Inspiro ed espiro. Ogni movimento deve essere accompagnato dal flusso del nostro respiro. E mi fermo. Da qui, bimbi, porto le mani verso il cielo, stelline, 1, 2, 3, e le braccia scendono. Su, 1, 2, 3, e le braccia scendono. Su, 1, 2, 3, e le braccia scendono. Su, 1, 2, 3, e le braccia scendono. Sempre con respiro. Inspiro, le manine salgono con le braccia. 1, 2, 3, stelline. Espiro, le braccia scendono. Inspiro, 1, 2, 3, espiro giù. L'ultimo, inspiro su, 1, 2, 3, espiro giù. Bravissimi! Adesso, da qui, facciamo qualche piccolo esercizio con la nostra testa. Inspirando, mi sposto verso destra. Espirando, torno al centro. Inspirando, ruoto la testa verso sinistra. Espirando, torno al centro. Inspiro, destra, espiro, centro, inspiro, sinistra, espiro, centro. Le spalle ben lontane dalle orecchie. E continuo, seguendo il flusso del mio respiro. Ancora uno, inspiro, verso destra, espiro, centro. Inspiro verso sinistra, espiro centro. Ora, delicatamente, soprattutto le mamme per le vertebre cervicali, indietro, allungando il collo, torno al centro, in avanti. Torno al centro, indietro. Torno al centro, in avanti. Subito, centro, testolina indietro. Centro, testolina in avanti. Centro, testolina indietro. Centro, testolina in avanti. Centro e mi fermo. Da qui portiamo le manine
davanti a noi, iniziamo battendo le manine a disegnare tanti piccoli cerchi nell'aria. Verso destra, verso sinistra. Di nuovo, sinistra. Battiamo forte forte, bimbi. Destra. Facciamoci un applauso. Sinistra. Destra. E stop. Bravissimi. Questi sono piccoli esercizi di riscaldamento. Ovviamente ne faremo altri, ne vedremo altri col passare dei giorni, però questo può essere un buon inizio per riscaldare le braccia, il collo e le nostre spalle. Piano piano poi vedremo anche qualcosina sulle gambe. Ma questo è il nostro riscaldamento che viene fatto tutte le volte prima di poter fare le asana. Ci sarebbero in realtà anche dei giochi motori che facciamo prima di poter fare le asana, però quelli li vedremo insieme quando potremo vederci di persona e giocare tutti allegramente insieme. Aggiungiamo oggi alla nostra lezione una piccola asana da fare mamma bimbo, ed è l'asana dell'aereo. Vi ho detto che asana significa posizione, e la prima asana che faremo verrà fatta in questo modo. Ci dobbiamo sdraiare in terra. Spero riusciate a vedermi. Pieghiamo le nostre ginocchia, portiamo i nostri bimbi a posarsi sulle nostre ginocchia, li afferriamo dalle manine e delicatamente, come dei bellissimi aeroplanini, li facciamo volare nel nostro cielo. Mi raccomando, li teniamo saldamente dalle manine e li facciamo volare nel nostro cielo. Questa è l'asana dell'aereo. Sentitevi liberi di fare i movimenti in cui sentite più saldi i vostri bambini. E ovviamente ricordatevi sempre di fare dei rumori, perché il nostro piccolo aereo sta volando felicemente nel nostro cielo e le risate sono assicurate. Delicatamente, quando il volo finisce, portate le gambe in terra, fate scendere i vostri bambini e con molta calma vi ritirate su. E per oggi vi saluto. Namaskar. Grazie dell'attenzione.